Allora, la questione era questa sostanzialmente. Noi abbiamo letto l'articolo sull'inchiesta, da cui credo che sia apparito tutto, e credo che l'intervista abbia ribadito un po' quello che era scritto nell'articolo, no? Sì, vabbè, non proprio, nel senso che noi non ci interessava tanto la cosa contro esterni, piuttosto capire le dinamiche di cosa è successo, l'assegnazione, piuttosto che altro, perché la determina fa sembrare che sono successe delle cose, e invece molto semplicemente sembra essere un'assegnazione diretta, così. Solo che la determina dice altro, per cui io voglio parlare di questo. La famosa determina del caso Oca dice che Esterni, l'Associazione Culturale Aprile, avrebbe presentato insieme alle altre 200 organizzazioni culturali di Milano una proposta artistica. E che inoltre ha proposto un progetto articolato per le officine creative in grado di accogliere, organizzare, coordinare, eccetera, eccetera, eccetera. A quanto pare invece è stato il comune stesso a contattare Esterni per chiedergli di organizzare la situazione Oca. Sciogliamo questo nodo, cosa è successo veramente? Allora, diciamo che c'è una doppia verità, nel senso che Esterni ha presentato, non in occasione di Oca, un progetto sull'Ansaldo, nel senso che da 2 anni a questa parte, grazie a un contributo di Fondazione Cariplo, Esterni sta lavorando su un progetto che si chiama Laboratorio Creativo sullo Spazio Pubblico, dove ha, diciamo, sviluppato dei progetti, delle idee, sia da un punto di vista architetturale, sia da un punto di vista, diciamo, di gestione su alcuni spazi di Milano. Si va da Base Bimbo Visa, dove per poco tempo abbiamo avuto la nostra sede, si passa per l'Ansaldo, insomma, si passa per delle piazze, si passa per la Cascina Cuccagna, insomma, Esterni ha lavorato su degli spazi. Quindi noi 2 anni fa, ancora con altri assessori, ancora con altre persone, abbiamo presentato, e poi l'abbiamo ripresentato, un progetto di gestione dell'Ansaldo. Quindi questo, diciamo, che ha in sé una sua verità, poi chiaramente non era legata all'Oca, nessuno sapeva ancora che ci sarebbe stato Oca, eccetera, eccetera, però è vero che Esterni sull'Ansaldo aveva già lavorato, e quindi noi lo spazio lo conosciamo benissimo, nel senso che i sopralluoghi ne avevamo fatti tantissimi, e quindi io credo anche per questo, diciamo, siamo venuti in mente in qualche modo al comune da questo punto di vista, per andare a fare un progetto in pochissimo tempo di gestione del progetto Oca. Quindi questo è quello che ne possiamo dire da questo punto di vista. Diciamo che da un punto di vista di quello che è successo, diciamo, nei giorni precedenti all'Oca, è che Esterni è stata contattata dal comune, forse in virtù di questi progetti che noi avevamo già presentato, credo anche in virtù della nostra esperienza in questo ambito, per gestire quello che loro stavano progettando come i 3 giorni del blog. Quindi adesso io, appunto, non voglio entrare, perché non l'abbiamo scritta noi, troppo nel merito della determina, nel senso ci è stato chiesto, appunto, di gestire questi 3 giorni, noi abbiamo stilato l'elenco delle spese che servivano per gestire questi 3 giorni, i famosi 40.000 più IVA di cui si è tanto parlato. Ah, tu dici il denaro pubblico, ci mancherebbe altro, noi abbiamo attenzione per il denaro pubblico, come anche per il nostro privato, altissimo, elevatissimo. E capisco che se c'è il dubbio da parte tua, di un cittadino, di chiunque, che il denaro pubblico venga sperperato, gestito un po', diciamo, più che alla paesona, alla carlona, come si diceva una volta, capisco che questo sia molto pericoloso, molto grave, anche se si tratta di cifre da 500 euro, 5.000 euro, 50.000 euro, non importa. Che chiaramente sono serviti a gestire dalla sicurezza, gli impianti tecnici agli impianti elettrici, comunque sono i 3 giorni in cui abbiamo accolto tante realtà, dal cinema alla musica, al teatro, alle tante proiezioni, quindi se uno fa il nostro mestiere, venendo lì, poteva tranquillamente quantificare i costi e la gestione. E quindi per noi si è risolta in una chiamata, diciamo, a fare un certo tipo di lavoro che è assolutamente nelle nostre corde, che è una cosa che a noi interessa molto, perché lo spazio Ansaldo è uno spazio su cui noi abbiamo lavorato tanto, e ci siamo stati molto felici di organizzare insieme al comune, diciamo, questa manifestazione. Tu hai scritto in risposta a quell'articolo: abbiamo accettato l'incarico per amicizia, e vorrei che tu parlassi di questa cosa, non dell'amicizia, più che altro se in una città di 1.000.000 abitanti è giusto che succeda che si accetti un incarico per amicizia. Questo, cioè, a me dà un po' l'idea di paesone. Sì, va bene, non so, io la
Se rispondi a tutte e due, la leggo in maniera, nel senso che quella cosa lì che è stata, io la, nel senso che so perché vuol dire amicizia in quel caso, nel senso che dice, uno ti chiama 10 giorni da una manifestazione, dice devi assumerti la responsabilità di questa manifestazione. I soldi non ce ne sono tanti, anzi non ce ne sono se non per pagare le spese, lo vuoi fare? Probabilmente se fosse stato uno che mi stava molto antipatico per cui non dovevo fare, cioè non mi interessava nel senso perché non sono amico suo, gli avrei detto no, perché poi vorrei. Ma che sia un paesone secondo me è anche interessante, non so se stai già riprendendo. No, no. Vabbè, no, ma lo sì, iniziamo a riprendere, lo facciamo. Io ho fatto, sì, l'ho mandato già così. Ah, ok, vabbè. Diciamo che iniziate, tu dici un paesone, non so quanto sia negativo il fatto che Milano possa in qualche caso, su alcuni aspetti, anche essere gestito come un paese, cioè magari te lo intendi in senso negativo, forse non lo è sempre. Questo è quello che possiamo dire noi, diciamo, sull'iter che è stato, diciamo, fatto. Non è stato chiaramente poi infatti il bando, come è stato anche più volte detto anche dall'assessore, non è stata fatta nessuna scelta sulle opere artistiche da presentare, abbiamo cercato di accogliere tutti, abbiamo cercato di mostrare. No, infatti adesso non so bene se è un avviso, un open call come viene chiamato magari in maniera più anglosassone, e, però ecco, diciamo che un po' la cosa è andata in questa maniera, nel senso, quindi noi siamo stati nei 10 giorni precedenti all'OCA a gestire queste 250 richieste, poi chi più chi meno credo che siano stati contenti più o meno tutti quelli che sono riusciti a essere presenti, e poi abbiamo gestito i 3 giorni, diciamo. Questa cosa poi è stata riassunta burocraticamente in questa determina. Diciamolo, è stata riassunta male. Diciamolo. No, diciamo no, che chiaramente io quello che dico è che può aver creato confusione questa determina rispetto a quello che realmente è accaduto, e poi, come è stato anche più volte detto e ridetto, tutto nell'ambito di cose assolutamente, diciamo, legali anche da altre parti, nel senso, sì, che appunto sì, siamo intorno a cifre per cui uno può fare una determina, cioè, quindi un affidamento diretto, eccetera, eccetera. Quindi appunto esterni ha delle competenze per cui cioè, potrei anche chiamare anche altri, penso, però anche noi, nel senso, cioè, abbiamo le competenze per seguire questi tipi di manifestazioni, quindi noi non avevamo visto niente di strano, diciamo, in tutto questo percorso, se fosse stato poi, diciamo, raccontato anche burocraticamente nella maniera giusta in cui bisognava raccontarlo. Per quello che ci siamo, io dico, la dico tutta, io questa determina non l'avevo neanche letta prima dell'articolo, diciamo, dell'inchiesta, quindi noi siamo anche rimasti male dicendo ma perché, insomma, ci hanno chiamato a fare un lavoro, l'abbiamo fatto, pensiamo anche bene, in pochissimo tempo, diciamo, la famosa, diciamo, forse ne avete già parlato, dell'amicizia, per dirla, era per dire che spesso e volentieri quando uno prende delle decisioni dove c'è dentro del lavoro, delle cose, ci sono delle dinamiche che uno fa un po' un 2 più 2, cerca di capire se riesce a ripagarsi il lavoro, eccetera, eccetera. Quando si dice in amicizia è che poi magari queste dinamiche vengono messe un attimo da parte per dire siamo contenti di farlo perché è un progetto che ci interessa, che ci piace, lo stiamo facendo con persone che ci piacciono e quindi siamo felici di farlo, a prescindere dal fatto dei conti che tornano o meno. Ecco, diciamo, questo è un po' il nostro concetto, diciamo. L'idea della società, della cultura attuale, di dire ma esterni forse conosce lo spazio molto bene, ci ha presentato, perché poi l'abbiamo presentato anche a loro e anche al Demanio, e anche come al solito, ma è un progetto che ti piace, almeno noi facciamo così, lo presentiamo a tutti quelli che potrebbero avere così un interesse, no? E quindi credo che sia quello un po' il motivo per cui siamo stati chiamati, oltre che per amicizia, e l'amicizia forse te l'ha spiegato un po' prima Nicolò, oltre che perché forse veramente fare una cosa in 7 giorni con pochi soldi, senza, come dire, senza una grande strategia, non sono tantissime organizzazioni che sono in grado di farlo, o forse che non accetteremo di farlo. Allora, sostanzialmente tutti gli operatori culturali di Milano sono amici della giunta Pisapia. Questo è... Beh, mica tanto. Beh, tanto. Magari, sì. Ha avuto un grosso sostegno dal mondo della cultura, della creatività, così. Sì, sì. Non dico che siamo noi a dover essere, come dire, attenti, sono più che altro loro ad avere una grossa responsabilità nei confronti di gestire tutti questi rapporti umani che naturalmente esistono, così, quindi questa era la nostra perplessità, e credo che quello che sia un po' anche uscito dalla questione. Sono d'accordo. Mi sembra un'attenzione giusta, necessaria, sia prima di Pisapia che dopo, che durante, quindi sono assolutamente d'accordo con te. Comunque, se sì. Posso, nel senso che lì c'è che noi abbiamo accettato per amicizia, non che loro ci abbiano chiamato per amicizia, questo secondo me è un po' diverso, nel senso che noi siamo comunque una realtà, diciamo, privata, e
in qualche modo non dobbiamo, diciamo, sottostare a nessun tipo di regolamento, cioè siamo, nel senso, possiamo prendere delle decisioni, come ti dicevo prima, veramente nel senso che mettiamo da parte magari un certo tipo di ragionamento, diciamo, di convenienza o meno, perché ce lo chiedono, cioè secondo me loro, loro ce l'hanno chiesto per delle nostre competenze e noi abbiamo accettato dicendo potete risparmiare, cioè diciamo potete, diciamo, venire meno magari dei vostri paletti, dei vostri parametri, del fatto che per organizzare un evento del genere ci vuole un mese piuttosto che ci vogliono magari 20.000 euro in più, eccetera eccetera, e noi per amicizia, perché vogliamo e per responsabilità del sistema culturale, abbiamo detto di sì. E lì c'è scritto questo, non c'è scritto che loro ci hanno chiamato per amicizia, perché secondo me questa è una roba abbastanza importante da sottolineare come approccio.